Buongiorno e benvenuti a tutti a questa nuovissima edizione del TG Camp Sanse 2014. Come vedete oggi vi ho accolto con un classico del pianoforte, ho voluto, non so, dimostrare quanto suoniamo bene, insomma, quanto siamo tutti suonati qui al camp, cosa che potranno testimoniare anche le immagini che abbiamo raccolto. Ormai siamo alla terza giornata qui a Stava, si stava bene, si stava meglio. Si sta bene anche oggi, comunque c'è il sole, oggi è una giornata veramente splendida, splendida, e si festeggia con un aperitivo offerto gentilmente offerto dal Hotel Villa di Bosco, salute, e bevo un goccio perché ho una sete terribile. La giornata prosegue per il meglio, stamattina le sveglie sono state più delicate rispetto a quelle di ieri, anche perché il lavoro sul campo oggi è stato particolarmente intenso. Nel pomeriggio avremo come al solito i tornei, il gruppo dei 2002-2003 si recherà al Palaghiaccio e proseguiranno le attività canoniche del nostro camp. In serata è prevista una partita intensa e spettacolare tra istruttori e ragazzi, alla quale parteciperà anche Vincenzo, uno dei nostri grandissimi camerieri. Vi saluto, noi ci stiamo preparando al pranzo e ci rivediamo dopo il pomeriggio per scoprire com'è andata tutti insieme. Ciao! E chiudiamo come abbiamo iniziato questa edizione del TG Camp, si chiude il terzo giorno, oggi si è festeggiato un compleanno, il primo tra i ragazzi ma il secondo in assoluto perché ieri si è festeggiato il 44esimo compleanno del nostro team leader Paolo Coccoli, the big istruttore Paolo Coccoli. Oggi si è festeggiato appunto il compleanno di Nicola Tinon De Bona, festeggiato in sala da pranzo come testimone il servizio preparato dal nostro regista Matteo Casoni. Allora, come potete vedere, siamo qua in sala da pranzo e stiamo per festeggiare il primo compleanno della settimana, quello di Nicola Tinon De Bona. Allora, siamo col festeggiato Nicola. Quanti anni compi oggi? 10. 10. E cosa vuoi dire al nostro pubblico a casa? Niente. Sei contento della festa? Sì. E la torta com'è? Buona. Hai già deciso che è buona prima di assaggiare. Auguri ancora, Nicola. Ciao a tutti. Riprendiamo la linea dalla sala da pranzo e ci colleghiamo invece con il Palaghiaccio, dove si sono appena concluse le attività di pattinaggio che hanno visto coinvolto il gruppo numero 2, formato dai ragazzi del 2002-2003. Passo la linea al mio inviato da Cavalese.
Ciao a tutti, siamo in diretta dal Palaghiaccio, abbiamo appena finito la seduta di pattinaggio con il gruppo numero 2, quindi 2003-2002, è stata una seduta intensa. Matteo, cosa vuoi dirci di questa giornata a pattinare? Allora, io l'anno scorso ho imparato un pochino e questa volta ancora un po'. Sei migliorato? Sì, sono migliorato. Beh, un elemento di novità quest'anno, cioè un ragazzo nuovo quest'anno è stato Lorenzo Ferrari, giusto? Come è andata? Era la prima volta che pattinavi? Sì. Guarda là. E com'è andata? Sono caduto due volte, però andavo abbastanza bene verso la fine. Bene, bene, bene. Allora, anche per oggi la seduta di pattinaggio si è chiusa. Siamo venuti a pattinare io e Pier, un eterno Pier, specializzato in figure. Esatto. Di merda. Non si dice, ma si dice. Esatto. Dal Palaghiaccio è tutto, quindi ripasso la linea al mio collega dallo studio. Ciao! Grazie Basso, recupero la linea qui dallo studio. Dallo studio pianoforte, sì, sto studiando pianoforte per prepararmi in vista del prossimo camp, però ora sono arrivato al mi fa un po' male il dito, ma perché sono caduto pattinando, ma per il resto va tutto bene. Dal pattinaggio abbiamo raccolto anche dei video esclusivissimi inside the ice, proprio nel senso che qualcuno ci ha finito dentro il ghiaccio. Abbiamo delle immagini esclusive girate dai nostri cameraman e vogliamo mostrarvele perché sono veramente molto divertenti. Questi sono. Vai. Salta in terra. Benissimo. La giornata si è poi conclusa con una partitella tra istruttori e ragazzi che ha visto gli istruttori vincere senza dominare, ma comunque sono riusciti a portare a casa il risultato vincendo di 7 punti, 67 a 60. La serata si chiuderà con un film, per i più piccoli sarà Like Mike, mentre invece per i più grandi sarà Coach Carter. Poi dopo il film tutti a letto per prepararsi in vista della gita di domani, che prevederà una ascesa al Mulaz per i più intraprendenti, mentre invece una passeggiata più tranquilla fino alla Baita Segantini per tutti gli altri. Non mi resta altro che darvi l'appuntamento a domani, salutarvi tutti ricordando che qui si sta benissimo, ieri si stava bene uguale e niente, io vi saluto. Un bacio a tutti i nostri fan e ci vediamo presto. Ciao a tutti!